25. Il buon profeta. Le grandi profezie sul futuro dell'umanità. Amadeus Volben, a cura di VB. Domanda. Non sarebbe meglio liberarsi dalle profezie di fronte alla convinzione che gli equivoci siano più numerosi rispetto a quelli della scienza comune? Ramatis, voi vi sbagliate già abbastanza nel voler dimostrare l'immortalità dell'anima, senza che per questo consideriate più sensato l'abbandono delle ricerche future. La promiscuità che notate tra le comunicazioni spirituali sensate, le versioni ridicole e rumorose, non vi impedisce di realizzare nuovi scambi con il mondo invisibile. I medium continuano a intervenire nelle comunicazioni con la loro personalità animica e le loro concezioni troppo terra-terra che oscurano le comunicazioni genuine e troncano i concetti elevati. Invece, continuate con questo scambio, disprezzando i numerosi equivoci che si registrano. Gli inganni nelle profezie saranno eliminati dal tentativo ben intenzionato della realtà della predizione e non per l'anticipata negazione conseguente alla mancanza di affinità elettiva. A causa della disposizione inflessibile degli antichi discepoli, che non si lasciarono abbattere dai primi errori commessi, l'astrologia poté consolidare le basi che oggi le offre la scientificità degli astronomi. Sebbene l'astronomia si trovi rivestita della brillante terminologia della scienza accademica, deve le sue scoperte agli astrologi empiristi del passato e soprattutto ai profeti visionari della Bibbia. Continua.